Nella nostra città, se deve fare 2 annotazioni, si possono fare. Secondo me servono, devono servire perché si cerchi un salto di qualità. Un salto di qualità che la città lo deve meritare, perché oggi è l'unica città in Toscana ad avere 2 squadre professionistiche e, vabbè, ancor più unica per il fatto che queste 2 società professionistiche sono rette esclusivamente da sodalizi locali. Cioè, bisogna rendersene conto una volta per tutte che non è affatto scontato che pochi garantiscono il divertimento di tanti e che quindi ci deve essere un minimo di considerazione che deve emergere, non può essere data per scontata, perché l'impegno delle persone su queste cose passa anche da un minimo di gratificazione e di riconoscenza, cosa che secondo me troppo spesso viene data per scontata. Allora, soci della holding, nella mia persona che si trova a esprimerle, rappresentano questo disagio, cioè di vedere una città che tutto sommato dà per scontato quello che c'è e che si prende in considerazione soltanto gli aspetti criticabili. Che la critica fa parte del gioco, cioè la critica nel calcio, nello sport in genere è la cosa più divertente, siamo tutti esperti, siamo tutti pronti a criticare e esaltare un calciatore la domenica. Però c'è un. Intanto io accetto e vorrei che le critiche venissero prevalentemente, non solo, ma prevalentemente da chi partecipa, da chi è allo stadio, da chi è a vedere lo spettacolo sportivo. Le accetto un po' meno dalle sportività a divano, onestamente. Il calcio in provincia è partecipazione, è quello che un po' tutti rileviamo, cioè la partecipazione è il primo elemento di considerazione. Cioè, questo coinvolgimento maggiore sarebbe il miglior modo per la città per meritarsi una situazione che pochi le garantiscono da tanti anni, forse tanti anni, non è una meteora davvero su società professionistiche. Secondo, che obiettivamente crea un po' di fastidio, un po' di disagio e crea anche un clima non positivo in questo senso, quindi in controtendenza rispetto a quello che è l'auspicio di una maggior considerazione di questa cosa, è che in questa città si dà credito a qualunque vocicchio. Cioè, qualunque vocicchio di interessamento di qualcuno a prendere la pistolese viene preso come oro colato. E allora lo dico perché sono l'unico titolato a dirlo: non si è mai presentato nessuno con una minima proposta seria, neanche seria, minima proposta, che avesse la forma di tale. Basta, chi dice diversamente mente. Che poi ci sia gente che si interessa, vabbè, questo io lo posso sapere, non mi meraviglia neanche. Ma interesse che si traduca in qualcosa di più concreto? No. Se la Pistoiese dovesse essere appetibile, nessuno è appetibile a questi livelli. Però coinvolgere di più la città e renderla più partecipe aiuta anche qualcuno a fare qualcosa di più o a entrare. Tanti anni di sport e in tanti anni Pistoia ha sempre avuto una partecipazione maggiore alla media. Oggi è l'inverso. Io auguro che anche questa occasione serva perché gli organi di stampa, chi ha la possibilità di elevare l'attenzione su certi temi, ci aiuti a far vedere che forse un impegno di tutti maggiore e più positivo può aiutare a ritornare anche ad avere migliori risultati, certamente, a interessare qualcuno a investire nello sport e non sempre a tirare la giacca a chi già l'ha fatto, ecco, perché poi alla fine, se no, si ricade in un gorgo che non ci porta da nessuna parte. Io credo che la fortuna Pistoia ce l'abbia, bisognerebbe ora che magari facesse qualcosa per meritarsela un pochino di più di quello che già comunque tanto fa, perché poi alla fine se ci sono 2 realtà sportive è anche perché Pistoia è capace di esprimerle.